certamente musica che ha resistito nel tempo, e forse quando avevo quelle idee lì si era anche in un modo di costruire la musica differente, e appariva quello che facevo a sé, una cosa un po' a parte. Poi diciamo che quel tipo di intuizione sonora, anche proprio di mixaggio, di costruzione anche d'arrangiamento, negli anni, c'è voluto un bel po' di anni, e venisse poi arrivasse nelle mani di chi ha un determinato tipo di percezione uditiva e di gusto, e venisse così di nuovo messo nella lente d'ingrandimento, con una grande soddisfazione da parte mia, perché questi lavori vengono fuori da giorni, mesi di chiuso all'interno di uno studio che poi era l'Androgynous Recording Mulino, all'interno, in una parte del mulino di dove mio papà ha lavorato tutta la sua vita, e quindi è ancora maggiore la soddisfazione.